Quindi ringrazio appunto il mio direttore Francesco Amico, tutti i miei colleghi, ringrazio anche le tre sonografer, Angela Calà, Laura Salemi e Marilena Scarabe, Marilena Paratore, perdonate, Marinella Paratore, perché sicuramente contribuiscono in maniera importante alla qualificazione di questa disciplina diagnostica. Bene, e allora vi ricordo che voi potete comunicare sia a voce, in questo momento io non sento voci di nessuno, quindi o c'è un problema, io sì, ricevo che voi ricevete il mio audio, ma io non sento il vostro. Voi potrete comunicare a voce, potete attivare e disattivare il vostro microfono, potete alzare la mano nel vostro applicativo e io ricevo il messaggio, potete comunicare con la chat. Infatti io vedo qualcuno che sta comunicando con me tramite chat. Il webinar è la piattaforma che stiamo utilizzando ha dei limiti, sono dei limiti di capienza e ci sono dei limiti anche di durata, per cui non prendo altro tempo ed inizio con l'esposizione di alcuni casi clinici. Scusate, ricordo a tutti che questo webinar è registrato, per cui alla fine la videoregistrazione sottotitolata sarà pubblicata come gli altri precedenti sul mio canale YouTube. E quello che vedete adesso è il link per raggiungere il canale YouTube in cui troverete le registrazioni dei precedenti incontri che abbiamo già tenuto. Bene, inizio a proporre il primo caso clinico. È un uomo, 63 anni, uno sportivo, che si accorge, abituato ovviamente a sforzi e attività fisica intense, si accorge di avere delle difficoltà. Fa un controllo e trova questo elettrocardiogramma, vedete il ritmo è sinusale, c'è un blocco di branca sinistra completo. Giungendo a noi si ricovera. Questa è una proiezione quattro camere apicale. Concentriamoci sul ventricolo sinistro e solo a questa proiezione quattro camere. E a questo proposito vi faccio riferimento alle raccomandazioni del 2015 della Società Europea e di quella americana di ecocardiografia, che stabilisce i limiti che definiscono i range di normalità o di patologia della frazione di eiezione del ventricolo sinistro. Il range di normalità con la differenza tra donne e uomo, questo è il cutoff, e poi la disfunzione, la compromissione di grado lieve, di grado moderato, di grado severo. Quindi facendo riferimento a questi cutoff, vedete 30, 40 e poi 52 per l'uomo, 54 per la donna, facendo riferimento a questa cutoff, io propongo adesso un quiz in cui le risposte dei singoli non sono registrate, ma soltanto le risposte cumulative, perché normalmente noi procediamo molto spesso alla valutazione anche, diciamo, a occhio. E quindi io apro in questo momento un sondaggio, scusate un attimo, che il mouse non mi risponde. Bene, apro il sondaggio e dovreste comparirvi la possibilità di, ecco, qualcuno sta rispondendo e scegliendo. Bene. Le risposte si concentrano tra il grado 2 e il grado 3, con una maggioranza del grado 3. Quindi c'è una disfunzione ventricolare sinistra che viene rilevata da tutti i partecipanti.
Io ho fatto la misura mia, naturalmente, dei volumi, utilizzando solo questa proiezione, quattro camere, e questo è il valore che ho ottenuto io, quindi rientrerebbe nel grado moderato. Comunque c'è una disfunzione ventricolare sinistra. Oltre a questo, vedete che si presenta così la valvola aortica, io faccio scorrere le immagini, al color Doppler. Qualità non è straordinaria, ma insomma c'è, vedete, un'insufficienza valvolare aortica e anche della mitrale c'è qualcosa. In asse corto, questa è la valvola aortica di questo uomo. Io per adesso non commento il rilievo. Questa è la porzione prossimale dell'aorta ascendente, anche qui la qualità non è straordinaria. E questa è un'altra proiezione, sempre l'aorta ascendente, vedete, questa è la porzione tubulare, si intravede la giunzione, la porzione sinusale e la giunzione sinotubulare. E nuovamente il color Doppler in questa proiezione tre camere, e vedete un flusso di insufficienza valvolare aortica, una ulteriore proiezione tre camere dell'apice. Un particolare della valvola aortica che vedete qua. Continuo a mostrare, ecco qua, color Doppler. Vedete il flusso aortico, ma anche nella mitrale. E guardate con attenzione il flusso di insufficienza della valvola mitrale, molto eccentrico, che decorre lungo la parete laterale dell'atrio. Ed eccolo qui. Questa è una due camere, e quindi una proiezione qua, diciamo, commensurale. E qui il color Doppler, quindi c'è anche un'insufficienza della valvola mitrale. E allora qui io provo a fare aprire un altro test. Scusate. Allora. Bene, cosa pensate? Scusate, io sono andato avanti. Quindi pensate che questa insufficienza della valvola mitrale sia organica o funzionale? C'è un ritorno di audio di qualcuno? L'ho disattivato. Pensate che sia organica o funzionale? Le risposte. Prevalenti sono che si tratti di una insufficienza funzionale, in un caso organica. E i commenti ad hoc. Questo è un Doppler continuo, ho cercato di campionare il flusso transvalvolare aortico, molto difficile da fare perché il getto è molto molto eccentrico, c'è una componente qua di armonica perché è entrata in risonanza la valvola, flusso anterogrado, insomma la velocità è un po' aumentata, ma non moltissimo. È difficile valutare l'entità della insufficienza aortica qui valutando la pendenza della valvola, del flusso, della velocimetria Doppler, che è impossibile allinearsi. Questo è il flusso anterogrado, ovviamente la velocità è un po' aumentata. Dopodiché, rifacendomi a questo documento che è del 2017 ESC, vedete che per l'aorta, ma anche per la mitrale e la tricuspide, la valutazione dell'entità dell'insufficienza si avvale di metodi qualitativi, semi quantitativi e quantitativi.
perché quelli quantitativi non sempre è possibile utilizzarli in maniera attendibile. Devono esserci delle premesse, così per i semi quantitativi e qualche volta anche per quelli qualitativi. E facendo riferimento a questo, vedete che questo caratteristica del flusso olodiastolico in campionato in aorta discendente, in aorta ismica, con un cutoff di 20 centimetri al secondo, pur essendoci qua un numero, rientra tra gli elementi qualitativi. E in questo uomo vedete qua il campionamento in aorta ismica da un c'è un valore che più o meno, forse un po' al di sotto di questi fatidici 20 centimetri al secondo, che definirebbero il cutoff per insufficienza severa. C'è un versamento da scompenso pleurico, eccolo qua. E poi vi faccio vedere, il paziente, questo è il suo cuore all'ingresso, e l'ECG l'avevamo già visto, c'è un blocco di branca a sinistra. Questo è il giorno quarto. E questo è il giorno 6. A questo punto, nel frattempo, nei giorni successivi, è cambiato l'ECG. Vedete che la turba di conduzione si è sostanzialmente risolta in gran parte. L'ECG, certo, c'è un'anomalia dalla ripolarizzazione ventricolare, però si è ridotto la durata del QRS. Vedete la differenza tra l'ECG a sinistra all'ingresso e quello dopo qualche giorno a destra. E questo a confronto. A questo punto io utilizzo nuovamente preparo il nuovo poll. Tempo di preparare. Bene. Allora, cosa pensate? Pensate che in questi 4 giorni la funzione ventricolare sinistra sia immodificata, che sia migliorata o che sia peggiorata? Provate a rispondere. C'è chi dice immodificata. Chi dice che è peggiorata? Scusate, nel frattempo purtroppo c'è un inconveniente. Qua la piattaforma che mi dà una durata massima di 50 minuti, in realtà mi sta mandando un avviso che fra 5 minuti mi chiude la connessione. Se dovesse accadere questo, io apro una seconda. Una seconda sezione subito dopo. Quindi, se dovesse crollare la connessione, vi invito a riconnettervi in pochi minuti la riaprirò. È strano perché mi hanno dato 50 minuti di tempo, invece a 20 minuti me lo sta chiudendo. Chiudiamo il sondaggio. Allora, io in realtà penso, ma questa è la mia opinione, che sia un po' migliorata perché è migliorata il sincronismo di contrazione. Qui c'era un blocco di branca sinistra con le anomalie, un pizzico di rocking dell'apice che poi è sostanzialmente scomparso, ma questa è un'opinione personale. E poi porto invece questo perché questo è il risultato dell'Heart Model, cioè un sistema completamente automatico senza l'intervento dell'uomo, salvo l'acquisizione del volume tridimensionale e con uso intensivo di elementi di intelligenza artificiale. E secondo questo sistema, questi sarebbero i valori che determina la macchina. Vi ricordo che Heart Model ci sono dei principi dietro molto
insomma, particolari che fanno analogia un po' con la risonanza magnetica, per cui i volumi che si trovano normalmente sono più maggiori, proprio perché è più simile alla risonanza magnetica, e questa sarebbe la frazione di elezione calcolata da questo sistema, il 46%. Poi ho fatto, ecco, se questi numeri sono validi, allora vedete che questi sono i volumi diastolico, il sistolico, questo è lo stroke volume 125, e moltiplicato per la frequenza cardiaca, che è di 57, darebbe una portata cardiaca di 7,2, che è molto alta. Sappiamo che questa portata non è tutta anterograda, perché qua dentro ci stanno anche i vizi valvolari, e in particolare l'insufficienza mitralica. A questo punto, questo è lo stress, l'autostrain, anche questo è un sistema automatico, e vedete comunque dei valori un po' ridotti di strain longitudinale del ventricolo sinistro. Avanti, questa è una modalità di calcolo dei volumi differente, utilizza un'altra piattaforma, i valori sono un po' differenti da quelli che abbiamo visto, comunque si conferma ovviamente una dilatazione importante del ventricolo sinistro. Quindi vi mostro l'esame transesofageo. Se qualcuno di voi mi dà un cenno, magari via chat, perché vedo Laura, per esempio, perché io non ho stranamente nessun audio di ritorno. Vado avanti, la transesofagea, questa è la valvola aortica, è la porzione prossimale dell'aorta, ed ecco la valvola in asse corto. A questo punto è chiaro che si tratta di una valvola bicuspide, una cuspide con un rafe centrale qui molto più grande e una più piccola qui, che corrisponde al seno non coronarico, e le altre due. Qui sbocca la coronaria di sinistra e qui quella di destra. Ancora in asse corto la valvola aortica. Se mi sentite per piacere mi date un messaggio via chat, perché io non ho ritorno. Ancora il color Doppler. Vedete qui Io c'è. sento, Guido. Ah, bene. Non ti ho riconosciuto, però grazie per aver Ignazio, sentito. scusami, Ah, ciao scusa Ignazio, Ignazio. grazie, grazie, grazie. E, color Doppler, ecco qui. E guardiamo adesso la valvola mitrale. E qui la sorpresa, perché anch'io non mi aspettavo questo reperto. C'è un flusso da Prolasso. insufficienza, ecco, vedete, importante, ma c'è un prolasso. E un po' particolare, poi vediamo. Andiamo al transesofageo, che mostra invece questa sorpresa, con il tridimensionale molto più facile. Già si comincia a vedere, c'è un problema. Però per localizzare, questa è una visione anatomica, chirurgica della valvola mitrale, mi trovo in atrio, guardo davanti la parete anteriore, al di là di questa parete si trova la valvola aortica. Questa è la commessura laterale, e qui in questa zona, qui a sinistra più o meno c'è l'auricola, mentre a destra c'è il setto interatriale, e la commessura mediale è la nostra destra. Quindi vedete che nella commessura laterale c'è un problema, c'è appunto un prolasso. A questo punto una serie di immagini che vi mostro, vedete in questo rendering 3D, che ci aiuta molto, rende molto più semplice la localizzazione. Il prolasso commessurale della valvola è anche particolare, perché la correzione non è semplice, e quindi l'insufficienza non è funzionale, e non identificarla avrebbe creato un grosso problema, perché ovviamente, nel caso di una eventuale correzione chirurgica della valvola aortica, sarebbe rimasto un problema anche della valvola mitrale. Con il colore 3D, questo ci aiuta molto a localizzare anche l'origine del jet, che adesso vediamo che corrisponde appunto alla commessura laterale. C'è un jet molto, molto eccentrico, che parte, si origina proprio
da questo prolasso della commessura. Poi questa è una modalità in transilluminazione, che è una tecnica nuova, particolare, simile un po' realistica del cuore. Anche qua si è cercato di localizzare il prolasso, come si vede, ancora una volta la valvola mitrale e la commessura laterale si presenta questo prolasso, è indicato qui dalla freccia. Ancora un'altra visualizzazione, sempre in transilluminazione. Eccola. Adesso, sfruttando appunto la transilluminazione, la profondità, ho posizionato la fonte di luce proprio subito dietro il prolasso, in maniera che durante la sistole lo transillumini. E tornando alla valvola aortica, che è bicuspide, questa è una delle due classificazioni, quella dei Sievers, della tipologia di valvola aortica bicuspide, questa è quella di Schaefer, che forse è la più utilizzata. Per cui se noi andiamo a vedere come si posiziona il nostro paziente, questa è la visualizzazione alla transoracica, coronarica destra, a destra, sempre a destra, alla sinistra, e a sinistra c'è la non coronarica, quindi corrisponde questo al tipo 1. Se osserviamo al transesofageo, qui la disposizione delle tre cuspidi è differente: in alto c'è la non coronarica, poi a destra c'è la coronarica sinistra e in basso a sinistra c'è la coronarica destra. Quindi io le ribalto in questa maniera per riproporre la transesofagea un po' con la stessa disposizione della transtoracica, e vedete, si tratta del tipo 1, cioè la fusione con rafe delle due commessure, delle due cuspidi coronariche. Anche l'aorta ascendente è dilatata e vengono descritti tre tipologie di dilatazione dell'aorta ascendente nella valvola aortica bicuspide. In questo caso vedete che questo corrisponde, qua non ci sono le misure in assoluto, ma la tubulare, la porzione tubulare non è molto dilatata. Quindi il tipo N, perché conserva ancora la giunzione sinotubulare. Un cenno al fatto che le due alterazioni che ci stanno alla base del prolasso, la malattia di Barlow o la deficienza fibroelastica, come in questo caso, e la deficienza fibroelastica ha alcune peculiarità, compreso il fatto che riguarda zone particolari focali della valvola mitrale. Procediamo, visto che i tempi sono molto limitati, al secondo caso che vi mostro. Questa è una donna di 72 anni con tutta una serie di comorbidità importanti, recidiva di edema polmonare, si presenta per questo motivo, una cardiopatia ischemica, una fibrillazione atriale permanente, una broncopatia, ha una protesi meccanica, non riesce a controllare bene l'INR, ha anche problemi, insomma, c'è un'encefalopatia cronica. Viene fatto un esame, devo dire, oggettivamente difficile. Al transoracico, al campionamento del flusso transvalvolare aortico, si coglie questo flusso. Questo è il flusso transvalvolare con una velocità che supera abbondantemente i 4 metri al secondo in sistole, che non è normale che ci siano questi valori. Quindi si sospetta un malfunzionamento protesico. E alla fluoroscopia valvolare, ecco qua, possiamo valutare, determinare l'escussione, l'angolo di escussione dei due elementi protesici, misurarlo come adesso, ecco, compare qui, e questo non è normale che l'escursione sia così ridotta. Si può esprimere sia in angolo di apertura che nell'angolo, in forma di angolo che c'è tra i due elementi mobili. Inizia una terapia, la paziente viene seguita nei giorni successivi e quindi vedete che si modifica l'angolo di apertura. Scusate, andiamo alla fase 2, perdonate, torno un attimo indietro. Dopo qualche giorno, ecco qua, vedete che
uno dei due elementi mobili ha acquistato, è aumentata l'escursione, l'angolo di escursione, non altrettanto per il secondo elemento. Ancora una volta qua vengono misurati gli angoli di apertura, vedete l'elemento che vediamo a sinistra ha quasi del tutto recuperato la sua escursione, non tanto quello di destra. E poi nella fase 3, ecco, è tornata non alla normalità, ma sicuramente l'angolo di escursione degli elementi mobili è sicuramente migliorata. E anche il gradiente, vedete, transvalvolare che si è ridotto. E considerando le condizioni cliniche della paziente, le comorbidità, ci siamo fermati. Solo accenno qui che in realtà meriterebbe una profonda discussione perché la modalità ripropone la modalità di esplorazione sfruttando il principio dei piani di libertà, che è molto importante quando si fa imaging e si esplora in 3D una qualche struttura. Qui non posso accennare a tutto questo, ma un trucchetto che avevo imparato da un collega emodinamista, che non vorrei sbagliare, credo fosse Michele Giacoppo, e lo ringrazio, chiunque comunque fosse stato a suo tempo, quello di porre sul torace del paziente un oggetto radioopaco, vedete qua, questa pinza chirurgica, che serve molto a guidare perché la pinza si vede dall'esterno e questo facilita l'orientamento dei tubi del tubo radiogeno, perché a quel punto, applicando il principio dei gradi di libertà rispetto a questa oggetto radioopaco, dopo la prima acquisizione di pochissimi secondi di imaging, è facile orientare sul torace la pinza. A questo punto si definiscono due piani di rotazione, che sono questo qui e l'altro. Muovendo il tubo secondo questi due piani di rotazione, ci si allinea prima. Si allinea sull'anello che quando si sarà perfettamente allineati in perpendicolare l'anello non sarà più circolare o ellissoidale, ma sarà semplicemente un segmento come adesso vedete, come abbiamo visto in tutte le immagini. E poi ci si deve allineare ai due elementi mobili ruotando sul piano controlaterale. Quindi avremo definito i due piani su cui muovere il tubo radiogeno. Questo riduce enormemente i tempi di esposizione, di radioesposizione. E infine un particolare esposto nel caso numero 3. Qui i dati clinici sono molto sommariamente perché vedrete poi perché è un soggetto con una cardiopatia ischemica cronica, con un'insufficienza renale severa, fa dialisi. Questo è il suo cuore, il ventricolo sinistro presenta non gravi anomalie, una disfunzione ventricolare. C'è tra l'altro confermata questo particolare del profilo dell'insufficienza, del flusso di insufficienza mitralica. Sappiamo tutti che dalla pendenza di questo margine si calcola il DPDT, qui al di là del numero è lievemente anomalo, e quindi anche questo parametro ci dice che c'è una certa disfunzione sistolica del ventricolo sinistro, ma c'è un po' di insufficienza aortica. E una delle sonografer che è qui presente, o era presente poco fa, si accorge di questa particolarità, cioè che nella insufficienza aortica, nel campionamento con Doppler continuo dalla proiezione apicale, che ovviamente non è ottimale perché raramente si riesce a prendere bene, allinearsi bene, comunque costantemente, vedete qua, succede che c'è una incisura. Vedete, sul profilo c'è questa incisura telediastolica. Guardate il flusso io purtroppo non lo posso arrestare, forse posso provare. Ecco, vedete, guardate cosa succede in corrispondenza di quella incisura. Il flusso, anche il colore, si riduce. Ecco qua, vedete? E questa, la temporizzazione, ci fa capire. E questo probabilmente ha a che fare con l'onda P, quindi con la contrazione atriale. E quindi ho cercato di dare una spiegazione a questo fenomeno. Spero
spiegazione che peraltro non è, non, di cui non ho trovato tracce in letteratura e quindi sulla quale validità non lo so, è una mia interpretazione. E allora, brevemente, del profilo Doppler che abbiamo visto al Doppler continuo dell'insufficienza aortica va gradualmente scendendo e quella pendenza è in rapporto con la gravità dell'insufficienza aortica perché questa è un'insufficienza a sinistra, insufficienza lieve. Vedete la curva di pressione in ventricolo in aorta in alto e in basso la curva di pressione in ventricolo sinistro. Durante la diastole c'è un forte gradiente di pressione che giustifica appunto il reflusso in ventricolo e questa gradiente di pressione via via si riduce progressivamente durante la diastole perché sia in aorta la pressione scende gradualmente. In presenza di insufficienza aortica scende normalmente nei soggetti normali, in presenza di insufficienza aortica a maggior ragione, e parallelamente la pressione invece diastolica del ventricolo sinistro gradualmente aumenta. Cosa accade quando l'insufficienza è severa? Questo fenomeno si accentua moltissimo. Perché il gradiente rimane e quindi rimane il flusso, alimenta il flusso retrogrado dall'aorta al ventricolo. Tuttavia, la pressione in aorta scende molto di più perché l'aorta scarica in ventricolo e questo contribuisce a fare aumentare molto di più la pressione diastolica in ventricolo. Quindi significa che alla fine della diastole il gradiente questa volta è molto più basso e anche le velocità sono più basse. Questo c'entra poco con il nostro. C'è il nostro particolare. Cosa succede in questo caso? Succede questo fenomeno. Vedete, alla fine della diastole c'è l'onda P che provoca un lieve aumento della pressione diastolica. In questo caso, l'aumento della pressione diastolica in ventricolo sinistro è più accentuato. Come lo interpreto? Perché non tutti i soggetti con insufficienza aortica presentano quell'incisura. Io lo interpreto come un'anomalia della compliance del ventricolo sinistro. Cos'è la compliance? È l'inverso della rigidità di parete. Cioè, una compliance normale significa che il ventricolo si lascia distendere. Che è successo? Scusate, mi è scomparso. Ecco qua. Succede che il ventricolo per aumento di volume. A un certo aumento di volume, l'aumento di volume non comporta importanti incrementi della pressione. Viceversa, quando la compliance è alterata, curva rossa più in alto, un piccolo aumento di volume produce un netto aumento della pressione cavitaria. Quindi in questo caso la contrazione atriale, quel piccolo aumento di volume prodotto dalla contrazione atriale, fa aumentare in maniera più significativa la pressione delle diastoliche nel ventricolo sinistro e di conseguenza si abbassa la velocità del flusso. Quindi io lo interpreto come un segno di alterata compliance del ventricolo sinistro. Con questo io ho concluso l'esposizione dei tre casi. Io continuo a non ricevere nessun audio da tutti e tre, quindi Adesso Guido. ah, ecco, sento la voce di Giuseppe. E quindi. Ci sono anche io. Ah, c'è Laura, benissimo. Credo, mi dispiace per altri partecipanti che credo che siano rimasti un po' tagliati fuori, ma me ne scuso molto e comunque vedremo di ovviare in futuro. Quindi chiedo se ci sono dei commenti, qualcuno di voi vuole intervenire, lo invito a farlo. Se no, Sì, chiudiamo, anche una perché cosa temo che soltanto terremo molto. chiedo. Sì, Primo certo. caso del BPS che è compariva, però la Sì. frequenza cardiaca nella prima ECG era più alta, perché sono un po' assente. Si è ridotta, l'audio Mentre non il è ottimo. secondo si è ridotto, quindi deve essere legato al BPS, legato alla frequenza cardiaca, deve essere dipendente. Assolutamente E sì, quindi certo, potrebbe spiegare è possibile. la sinfonia. Certo, il paziente, le condizioni cliniche del paziente sono migliorate perché con la terapia è migliorato, diciamo, lo stato di compenso, si è abbassata la frequenza e
è possibile che il blocco di branca sinistra fosse frequenza dipendente. E anche quella stessa abitata potrebbe essere applicata a BDS, questo passo. Certo. La sincronia. La cosa particolare di questo esame è che io in un primo momento pensavo che quell'insufficienza fosse funzionale. Ovviamente l'insufficienza funzionale dopo un intervento chirurgico generalmente regredisce o migliora di molto, quindi il chirurgo non la tocca. E qui sarebbe stato molto grave invece perché non era funzionale, ma c'era un problema organico che deve essere corretto. Non ho notizie su questo paziente che sappiamo si è rivolto a un cardiochirurgo, non sappiamo però com'è. Siano andate. E forse si è collegato anche qualcun altro, vedo. Mi dispiace molto per i problemi tecnici che ci sono stati in questa connessione, vedrò di capirli, studiarli per evitare che succeda ancora in futuro. Se c'è qualcuno di voi che vuole intervenire, può farlo anche con la chat, perché credo che ci sia anche qualche problema di audio, ma potete comunicare con la chat o per alzata di mano. Se non ci sono altri interventi, io vi ringrazio tutti. Concludo innanzitutto la registrazione del video in cui